Cari amici e cari amiche, in questo video vi spieghiamo in modo semplificato come ascoltare Radio Oltre Po' Pavese, la nostra radio, su due piattaforme differenti. Quindi tutti i nonnini e tutte le nonnine all'ascolto, magari che non bazzicano tanto le nuove tecnologie, con questo video è veramente semplificato. Anzitutto dovete avere, vediamo al primo metodo, un Amazon Alexa, un Echo Dock. Noi abbiamo quello di Amazon. E supponiamo che state magari giocherellando con la vostra Alexa. Come si fa ad ascoltare radio Oltre Po' Pavese? Ve lo dico subito, ve lo faccio sentire. Poi vediamo anche come si ascolta attraverso le Smart TV o la mitica chiavetta di Amazon, la Fire TV Stick. Vediamo ora come si ascolta Radio Oltre Po' Pavese con Amazon Alexa, una cosa semplificata proprio al massimo. Dovete solo pronunciare questa parola magica. Anzitutto dovete installare la skill, magari fatevela installare dai vostri nipoti, se magari siete nonnini e nonnine, la skill Tuner My Radio. Una volta installata questa skill, voi pronunciate la vostra parola magica ad Alexa. Ora vi faccio sentire. Alexa, apri MyTuner Radio. Benvenuto in MyTuner Radio. Pronuncia la parola riproduci seguita dal nome della stazione radio da riprodurre. Riproduci Radio Oltre Po' Pavese. Ho trovato 1. Radio Oltre Po' Pavese. 2. Ori Oltre Po' Radio International. 3. Radio 104,5 FM. Seleziona una stazione. Riproduci Radio Oltre Po' Pavese. Ori Oltre Po' Radio International in riproduzione. Alexa, stop. Non è proprio correttissimo perché c'erano due o tre scelte. Allora, quando vi dice questa cosa, magari non capisce bene Radio Oltre Po' Pavese. E allora che cosa dovete fare? Dovete solo pronunciare il numerino. La rivediamo, per correttezza. Alexa, apri MyTuner Radio. Benvenuto in MyTuner Radio. Pronuncia la parola riproduci seguita dal nome della stazione radio da riprodurre. Riproduci Radio Oltre Po' Pavese. Ho trovato 1. Radio Oltre Po' Pavese. 2. Ori Oltre Po' Radio International. 3. Radio 104,5 FM. Seleziona una stazione. 1. Radio Oltre Po' Pavese in riproduzione. Alexa, stop. Avete visto, ci può essere qualche problemino, perché vabbè, anche Alexa non è infallibile, però quando vi dice la lista delle radio e vi dice uno magari Radio Oltre Po' Pavese, voi dite il numero 1 oppure scandite bene il nome della nostra emittente, perché magari lei non capisce molto bene, vi fa partire un'altra radio. Comunque, se voi pronunciate il numerino, andate sicuri che vi si apre la nostra emittente radiofonica. Ora vediamo il secondo modo per ascoltare la nostra radio, questa volta attraverso la televisione. Se avete le Smart TV, tutto è più semplice perché potete installare i vari aggregatori di radio, tipo appunto MyTuner Radio oppure l'altro aggregatore che ospita la nostra radio, Radio Box, poi ce ne sono tantissimi, quindi lì potete installare un aggregatore e magari ascoltarci in quel modo. Però se avete la chiavetta Amazon, la mitica Fire TV Stick, potete installarvi questo simpatico programma, oltre vabbè, alla Rai, a YouTube, a Mediaset e così via, questo simpaticissimo programma. Ho fatto già in precedenza, ho spiegato come si fa ad installarlo, vi ho condiviso un video, comunque voi basta che cercate su YouTube come vedere la TV del digitale terrestre senza antenna, senza decoder, con la Fire TV Stick. Voi installate questo simpatico add-ons,
Kodi si chiama, lo facciamo partire, è Kodi appunto, bellissimo, un programma bellissimo che gira sulla Fire TV Stick di Amazon, è un media center praticamente, vi riproduce ogni fonte audio e video o direttamente dalla vostra chiavetta oppure direttamente dal vostro PC, dipende da dove la state utilizzando. Noi lo stiamo utilizzando sulla Fire TV Stick, questa si chiama appunto Kodi, questa applicazione vedete, io sto vedendo la Rai, anche se a Broni e Stradella non si vede la Rai, però con la fibra, la vostra linea e Kodi potete vedere tranquillamente la Rai in modo legale. Ecco qua. Ma a noi interessa non vedere la TV, ma ascoltare la nostra radio. Come si fa? Bene, siete all'interno di Kodi, ora state vedendo le varie televisioni, voi vi dovete spostare con la freccettina rivolta di là in radio. Vedete che c'è TV e qua c'è radio, voi dovete spostarvi in radio. Avete praticamente, una volta cliccato su radio, ecco qua, voi avete una lista infinita di radio, tra cui c'è anche la nostra emittente. Vi consiglio di fare la ricerca magari tramite paese. Vedete, qua sono tutti i vari paesi o città. Questo per esempio è, adesso non riesco a leggere da qua, però sono tutte le città, i paesi e così via. Voi basta che cercate Broni e trovate anche la nostra radio. Noi per comodità la facciamo partire in automatico perché l'abbiamo già memorizzata. Comunque voi cercate Broni. Una volta posizionati su Broni, cliccate su qua e parte la nostra emittente. Eccola qua che parte. Vedete lo streaming perfettamente nella vostra TV attraverso la Fire TV Stick di Amazon. Potete ascoltare Radio Trepopavese. Non vedere perché non siamo in TV, però ci potete sentire. È un video un po' lungo, però mi è sembrato giusto farvelo vedere, è una cosa semplicissima. Alexa, spegni TV Salotto. Sì. Vedete, non è perfettissima Alexa. Alexa, spegni TV Salotto.